Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Uno, anch'io non lo considererei particolarmente significativo perché sono stati dei passaggi complicati, Azione che lascia più Europa che rimane dentro la coalizione di centrosinistra e Azione che ne va fuori. Quindi questi dettagli qui, prima che l'elettorato li metabolizzi, ci vuole qualche giorno. Insomma. Poi, voglio dire, Calenda e più Europa sono stati per mesi nella prima pagina dei sondaggi di Mentana, no? Quella che parte da Fratelli d'Italia e arriva appunto a Azione e più Europa. E l'ultima volta, che mi pare sia stato ieri, avevano tipo il 6%. Quindi sono stati anche in crescita costante, no? Quindi anche questo depone contro questa stima, diciamo, di dotta, diciamo, questo sondaggio. No, io sono sicuro che il sondaggio è fatto bene, per carità, però il terzo argomento è che Calenda è un grande comunicatore, no? Quindi se anche partisse dal 2%, magari non arriva al 15% che gli è scappato in questi giorni con l'entusiasmo di dire, però insomma dal 2% lui è capace di raddoppiarlo, triplicarlo. Ultimissima cosa, che è una suggestione a proposito di Mara Carfagna, mentre anche io non sono sicuro che lei abbia voglia di fare il portavoce di Renzi e di Calenda insieme, un mestiere molto complicato, faticoso, stressante, però mi è venuta in mente mentre ascoltavo questa vostra discussione una cosa: qui ci vuole un anti-Meloni, no? In questa campagna ci vuole un anti-Meloni, ci vuole una candidata, perché cosa sarà Meloni presidente del Consiglio? Ormai lo cominciamo a capire, perché peraltro lei lo spiega tutti i giorni, poi l'ha spiegato anche una televisione americana, insomma è abbastanza chiaro che cosa è in testa: presidenzialismo, rafforzamento delle autonomie, insomma tutto quello che ci ha detto. Però qui non c'è un anti-Meloni nel vasto panorama dei candidati. Guarda, Marcello, mentre tu parli mi arriva un messaggio di un deputato che non posso rivelare, poi magari lo dirò alla Carfagna, e dice: Renzi sta vedendo voi ora, quindi mentre quelle due finestre sono accese, perché c'è, dice, la sua candidata premier che è bravissima. Quindi attenzione, noi riferiamo tutto, perché questo è il modo in non cui non è solo Telese che la tira per la giacchetta. Lui è famoso, no, per questi giochetti. Seguiva il ragionamento di Marcello Sorgi. Qui mi tende delle trappole dalle quali però io riesco poi a...